Presidente Olivieri è arrivata la fumata bianca, Simona Sacconi è il nuovo presidente, siete riusciti a trovare una quadra alla fine? È stata una seduta di consiglio molto lunga, quasi 3 ore, dove si è riaperto tutto il percorso, il confronto. Era emersa la presenza, come noto, di 2 liste, una presentata dal Comune di Savona con 4 componenti, una di cui si era fatto portatore il sindaco di Varazze, di 3 componenti per lasciare uno spazio di rappresentanza esterna. Dal dibattito, nel ruolo che avevo assunto anche di Presidente dell'Assemblea come socio di maggioranza relativa, ho proposto una mediazione che prevedesse di poter definire una lista unica di 4 candidati, 2 da una proposta e 2 dall'altra, all'interno della quale fosse l'Assemblea a individuare il Presidente. Il Comune di Savona mi ha chiesto di sospendere l'Assemblea, ci siamo confrontati e si è arrivato poi a una sintesi sulla controproposta che è stata fatta da parte di Savona, che chiedeva di indicare, perché sapete che l'Assemblea indica il Presidente, può indicare il Presidente se non lo delega al Consiglio, di indicare il Presidente della professoressa Saccone, di dare una raccomandazione al Consiglio per l'individuazione della vicepresidenza in capo al senatore Orsi e altri 2 componenti che fossero di provenienza della proposta loro, cioè l'avvocato Ferrari e l'avvocato Bellini. C'è stata una lunga discussione su questo, perché è stato chiesto di noi chiedevamo la proposta del sindaco di Varazze prevedeva come rappresentanza della Bormida dal dottor Abbaldo proposto dal sindaco di Cairo, si è poi giunti a una mediazione finale su questo con un voto pressoché unanime, con l'astensione di alcuni comuni, tra cui Loano, diversi dalla Valbormida, tra cui io come sindaco di Calizzano mi sono astenuto, visto il venuto meno di una rappresentanza diretta condivisa della Valbormida. Credo comunque sia un risultato importante dopo mesi intensissimi, personalmente mi hanno visto impegnato pressoché a tempo pieno su questo argomento, non solo parlo da presidente ma proprio in tutta la mia quotidianità. Mi sono appena complimentato con la professoressa Saccone, io non avevo fatto una questione di nome nel mio ruolo ma di richiesta di rinnovamento integrale, per questo a fronte poi di una posizione che era arrivato alla presenza di un componente del precedente del CDA nel nuovo CDA ma non nella presidenza. Alla fine si è arrivata a questa sintesi, dovremmo essere tutti adesso a uno a partire dalla delibera del Consiglio provinciale di ieri di indirizzo e tutto il lavoro che andrà fatto su questo argomento. Il socio GTT ha nominato il proprio presidente, il dottor Golzio, come rappresentante per il suo seggio riservato. Buon lavoro ovviamente a tutti e siamo chiamati tutti come soci a una responsabilità, a una partecipazione, gli uffici della provincia ovviamente sono a supporto come sempre della nostra TPL, dovremo andare avanti e fare sicuramente tesoro di questi 2 mesi intensissimi e comprendere come questa realtà primaria per il nostro territorio, i suoi dipendenti, le rappresentanze sindacali, le famiglie dei dipendenti ci chiedono da tanto tempo di intervenire su punti molto importanti. Su questo chiedo e ribadisco, oltre a quanto fatto ieri nel Consiglio Provinciale, che il CDA lavori a una e convintamente.